Claudia dell'azienda Benvenuto Cioccolato, già vi amo, posso dirlo? Qual è il vostro prodotto della tradizione? Abbiamo scelto le ginevrine, queste che sono lenti di zucchero colate a mano una a una, senza l'utilizzo di alcun macchinario. E diciamo che questa lavorazione manuale permette di avere dei colori molto brillanti. Vediamo, che bello, guarda. E poi una consistenza morbida. Vuoi assaggiare? Beh, certo. Assaggia la fragola. Molto volentieri. Quindi non solo cioccolato, no? Ah, non solo cioccolato, sì. Tutto quello che orbita intorno al mondo dei dolci. Della confetteria, diciamo. Noi facciamo mentine, poi zuccherini. Stupendi, questi sono bellissimi. Questi sono fatti a mano. Quindi qui abbiamo solo zucchero e... acqua, aromi naturali e colori naturali. Che meraviglia. Questi sono, addirittura sembrano dei gioielli, delle pietre preziose. Ci farei, non so, faccio regalare un solitario di mentine. Esatto. Non lo so. Si chiamano esattamente, tu mi dicevi? Allora, ginevrine o mentine. Perché? Che differenza c'è tra le ginevrine e le mentine? No, è lo stesso nome. Ok. Sì, è la stessa cosa. Dipende, non so se sia un regionale, mentine, non lo so. Bene, però guarda, al di là del nome poi ci sono, queste sono le gelatine di frutta, sì, immagino. Noi ci mettiamo proprio la frutta vera dentro, la composta di mele, e queste sono molto morbide, molto artigianali. E invece questi fiorellini? E queste sempre zucchero. Zucchero. Zucchero, aromi naturali e colori. Questo in testa sarebbe benissimo. Sì, no, ma sono belli per decorare anche le torte. Esatto. Questi nel cake design, queste sono anche cose che si oppure ce li chiedono per matrimoni o cose da unire insieme ai confetti per fare, sai che adesso fanno i matrimoni con i colori, cioè il certo, colore del matrimonio, tema. Il tema del matrimonio, il colore del matrimonio. Bene. Allora, quindi schieriamo per la tradizione, quale prodotto? Le ginevrine. Ok, siete in gara perché ci sarà una giuria che giudicherà qual è il prodotto migliore della tradizione, quindi mi raccomando, domani parliamo invece di innovazione e avete una sorpresa per noi, molto sì. Golosa. Sì. Grazie sì, a Claudia. Grazie a voi, grazie a te. Ciao.